Un maxi blitz che ha visto coinvolti 100 uomini tra carabinieri, polizia, guardia di finanza e polizia locale ha portato allo sgombero di una decina di case popolari della Torre Ater al civico 50 di via Santa Rita da Cascia a Tor Bella Monaca, occupate abusivamente da alcuni esponenti del clan Moccia. 8 persone sono state denunciate e nel corso dell'operazione sono stati anche sequestrati 30.000 euro in contanti e alcune dosi di hashish. Ora lavoriamo per ridare queste abitazioni a chi ne ha diritto, ha commentato il governatore del Lazio Nicola Zingaretti. Per la sindaca di Roma, Virginia Raggi, la lotta per il ripristino della legalità deve andare avanti. Dal prossimo 1 gennaio la gestione delle ferrovie ex concesse Roma Lido e Roma Viterbo passerà da ATAC alle società regionali Cotral e Astral. Sulle due linee verranno fatti investimenti complessivi di 970 milioni di euro per ammodernare i treni, comprarne di nuovi e rinnovare sia l'infrastruttura ferroviaria che le stazioni. In particolare, la Roma Lido diventerà la metromare e dopo 500 giorni di lavori, con cantieri che saranno aperti solo di notte, si punta nel 2024 ad avere sulle rotaie 15 treni, con una frequenza di uno ogni 6 minuti. Così avviciniamo Roma al suo mare, ha detto il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. Oggi su questa linea sono rimasti solo 4 treni, con un'attesa che ha i tempi millenari di quando si girava con le carrozze. Enrico Michetti contro Roberto Gualtieri, secondo tutti i sondaggi sarà questo il ballottaggio dal quale uscirà il prossimo sindaco di Roma, con l'ex ministro dell'economia in vantaggio per guidare il post-Raggi in Campidoglio. Il ballottaggio sarà tra me e Michetti, questo ormai è scontato, ha detto Gualtieri. I sondaggi mi vedono vincente al secondo turno e con un grande distacco da Calenda e Raggi. Secondo il candidato del centro-sinistra, gli elettori di Raggi e Calenda sembrano propensi a votare poi la nostra proposta politica. Infine Gualtieri ha smentito la presenza di esponenti del Movimento 5 Stelle nella sua giunta. Pescheremo tra figure civiche della società. Dopo quasi un anno di chiusura a causa del Covid, è tornato in piena attività nella cappa amazzoniana della stazione Termini il mercato centrale di Roma, con un fatturato pre-pandemia di 16 milioni di euro all'anno, un indotto di circa 200 posti di lavoro, una rinnovata squadra di 20 artigiani del gusto per altrettante botteghe e un ricco palinsesto di eventi e nuovi servizi digitali. Torniamo al lavoro con la passione e l'ottimismo di sempre, ma stavolta siamo guidati anzitutto dalla prudenza, ha detto il presidente del mercato Umberto Montano. La sindaca Raggi ha sottolineato che ci fa piacere questa apertura perché in un momento come questo abbiamo bisogno di ricominciare a vivere e riagganciare velocemente la risalita economica. Per tutte le notizie consultate il sito di re.it.